Aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Il report di ieri pomeriggio conferma l'allarme scattato soprattutto nel palermitano, dove il numero dei ricoveri gravi ha quasi raddoppiato il numero totale dei ricorsi alla terapia intensiva. Nel complesso sono 106 nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia. Sale a 126 il totale delle persone ricoverate, 108 delle quali in regime ordinario e 18 il numero di quelle che necessitano di cura in terapia intensiva, con una crescita di 3 ricoveri che portano ad 8 i casi seguiti solo all'ospedale Cervello di Palermo. In totale salgono a 1.603 il numero degli attuali positivi attivi nell'isola, 1.477 dei quali in regime di isolamento domiciliare, oltre 126 ricoverati. Da segnalare anche 30 guariti. Sono stati eseguiti un numero di tamponi leggermente inferiore a 4.607, che portano il totale a quasi 390.000. Resta fermo a 289 il totale delle vittime dell'epidemia nell'isola. Sul fronte della divisione provinciale, Palermo resta in testa alla classifica del contagio con 39 casi, seguita da Catania con 22, 17 a Trapani, 11 nell'Agrigentino, 5 a Messina, così come anche 5 a Ragusa, 3 a Enna, 2 a Siracusa e 2 in provincia di Caltanissetta. A Palermo inizia a riempirsi la terapia intensiva dell'ospedale Villa Sofia Cervello, anche se dal civico negano di avere preso in carico casi in intensiva e si dicono pronti ad accoglierli non appena il centro di riferimento, il Cervello, dovesse realmente riempirsi come si teme. Si registrano poi nuovi casi all'AMAT, l'azienda dei trasporti urbani, anche se l'azienda parla di casi isolati e non di focolai, e a Ficarazzi, oltre alla continua emergenza RAP.